A pochi giorni dalla presentazione del dottor Massimo Esposito a capo dell'area vasta 5, anche l'assessore regionale Guido Castelli ha voluto dare il benvenuto al nuovo direttore, illustrando anche i principali motivi che hanno portato alla scelta del successore del dimissionario Cesare Milani. La Giunta regionale ha voluto individuare un tecnico che potesse mettere in campo tutta la propria capacità, la propria competenza, la propria professionalità, parliamo di Massimo Esposito, rispetto agli impegni che richiede un'area vasta molto complicata come quella di Ascoli Piceno. Da questo punto di vista io non ho mai smesso di ricordare che ci sono dei fattori che risalgano alla precedente gestione amministrativa e politica che hanno creato non pochi imbarazzi, non poche difficoltà che Massimo Esposito dovrà coordinare e governare. Mi riferisco al fatto che la molta mobilità attiva che facciamo dall'Abruzzo non ci viene remunerata, ci riferiamo al fatto che, ahimè, ci sono delle differenze stipendiali che paradossalmente fanno sì che gli operatori sanitari di Area Vasta 5 vengano pagati di meno rispetto ai loro colleghi. L'ex sindaco di Ascoli, poi, che conosce bene le varie dinamiche che caratterizzano la sanità picena, fa anche il punto della situazione sul futuro degli ospedali Mazzoni e Madonna del Soccorso, chiedendo sia ai cittadini che agli amministratori di non dar adito ai soliti e inutili campanilismi tra i due territori. Vogliamo anche rinnovare molto e ulteriormente quelle che sono le dotazioni strumentali che in certe circostanze sono veramente obsolete e superate. Il PNR c'è, con l'assessore Saltamartini c'è un'ottima intesa e da questo punto di vista presto presenteremo davvero una progettualità che avrà sullo sfondo la scelta infrastrutturale, un nuovo ospedale a San Benedetto e un Mazzoni rammodernato, rigenerato con investimenti importanti a cominciare da 15 milioni di euro per il nuovo pronto soccorso. Insomma, le idee sono molte, la volontà c'è, la capacità tecnica anche. Non resta che andare avanti senza fretta ma senza sosta.